I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornato Franco Bernabè, manager e presidente di Acciaierie d'Italia. Buonasera. Buonasera Lina Palmerini, notista politica del Sole 24 Ore. Buonasera Massimo Giannini, direttore della Stampa. Allora, questa settimana si è parlato di antifascismo, di sostituzione etnica, immigrazione, vignette satiriche, zero tasse per chi fa figli, però pochissimo in realtà di economia reale. Quindi qual è il bilancio di Giorgia Meloni dopo 6 mesi di governo, subito dopo la pubblicità. Franco Bernabè, allora questa settimana si è parlato di antifascismo, di sostituzione etnica, di immigrazione, di zero tasse per chi fa più di 2 figli e l'economia reale però poco o niente. Quindi qual è il bilancio del governo di Giorgia Meloni dopo 6 mesi? Ma io direi che è abbastanza positivo, nel senso che l'economia italiana va meglio di tante altre economie. La situazione sociale italiana è migliore rispetto alla situazione sociale di moltissimi altri paesi europei. Lo spread è a livelli più bassi di quelli che aveva registrato lo scorso anno. Direi che in sostanza Giorgia Meloni non ha fatto nulla che preoccupasse i mercati. Quindi direi che se la cosa continua così, l'economia italiana dovrebbe andare relativamente bene in un mondo che è molto turbolento in questo momento. Massimo Giannini, quindi Giorgia Meloni non ha fatto niente per turbare i mercati finanziari e per turbare il clima politico-culturale, perché ricordiamoci che anche oggi si è scatenato di nuovo un dibattito con la seconda carica dello Stato, La Russa, che è il Presidente del Senato, che ha scatenato una polemica perché ha detto che l'antifascismo non è nella Costituzione. Elly Schlein gli ha risposto dicendo che l'antifascismo è la Costituzione. E quindi poi sempre La Russa ha detto che il 25 aprile, che è alle porte perché è martedì, la festa della liberazione del nazifascismo, ha detto che lui andrà a Praga per onorare la memoria di Jan Palach, che è il patriota che ha fatto la resistenza antisovietica. Allora, cosa ci dice tutto questo? Io direi che i due ambiti in qualche modo si parlano. Cioè, è vero quello che diceva Franco Bernabè, cioè il governo non ha combinato pasticci, non ha fatto cose che possano preoccupare i mercati, ha rispettato sostanzialmente sia con la legge di stabilità sia con il documento di economia e finanza i saldi di bilancio, e questo ha contribuito a rassicurare i mercati, anche se dal punto di vista dell'opinione pubblica uno si aspetterebbe invece non solo il non fare ma anche il fare qualcosa di un pochino più significativo, visto che in campagna elettorale sulla politica economica di promesse ne sono state sparse in quantità impressionante. Però ci sono tanti annunci sul fronte economico. No? Anche in campagna elettorale si fanno promesse, poi se si continuano a fare annunci invece che provvedimenti, alla distanza qualche discrasia con gli elettorati si crea. Ed è per questo che dico che i due ambiti in qualche modo si sovrappongono, perché proprio perché allo stato attuale, senza risorse economiche a disposizione, come dimostra il documento di economia e finanza, che prevede soltanto un ulteriore aumento della riduzione del cuneo fiscale che si tradurrà in 15 euro al mese per i contribuenti, allora al proprio elettorato cosa si dà? Il resto, e il resto è ideologia, e quindi per bilanciare la carenza di misure concrete
a sostegno del reddito e del lavoro, la destra fa la destra e quindi su tutto il fronte, diciamo, identitario si fa la faccia feroce contro i migranti, si rievoca la sostituzione etnica così come si è fatta in campagna elettorale, perché gli sbarchi nel frattempo quadruplicano. E anche rispetto al processo di revisione storico-culturale che si era e sembrava esaurita con Fini, ai tempi del congresso di Fiuggi e poi della visita a Gerusalemme, Yad Vashem, quando disse il fascismo è il male assoluto, si fanno passi indietro e si strizza l'occhio all'elettorato. E invece fa parte del dibattito quotidiano praticamente, poi adesso in vista del 25 aprile ci mancava solo che la Russa oggi dicesse che l'antifascismo non è nella Costituzione italiana. Insomma, però posso dire che quello che ha appena detto il dottor Bernabé sulla questione dell'economia, che va bene, che Giorgia Meloni non ha destato preoccupazione sui mercati e anche, diciamo, parzialmente con l'Europa. Beh, però mi sembrano, diciamo, riflessioni, era così anche con il governo Monti e con il governo Draghi, che sono stati fieramente avversati da Giorgia Meloni, cioè il tema dei governi tecnici. I governi tecnici sono stati chiamati sostanzialmente per questo, per rimettere l'economia nei binari, per tranquillizzare i mercati finanziari, per tranquillizzare l'Europa. Il tema è un altro, il tema è il rapporto con l'opinione pubblica, il tema è il rapporto con il consenso popolare, con le esigenze dei cittadini. Non è soltanto un numero della crescita o un rapporto deficit-PIL, il tema è quello della redistribuzione. E invece mi pare di vedere che, assolutamente do ragione sulla questione dei numeri e del fatto che stanno andando bene, però mi pare ci sia una preoccupazione nel rapporto con l'opinione pubblica e con i cittadini. Mi pare che questa preoccupazione si veda da quanta carne al fuoco sta mettendo il governo Meloni. Cioè, abbiamo iniziato la legge di bilancio con il forfait per le partite IVA, la rottamazione delle cartelle, poi c'è stato l'annuncio sulla delega fiscale e quindi il taglio delle aliquote IRPEF, poi è arrivata la norma sui reati tributari, quindi il salvagente penale sui reati tributari, poi la questione della natalità e quindi troppa carne al fuoco, ci si perde, non c'è un messaggio preciso, vuol dire che c'è una preoccupazione di non perdere, diciamo, la presa sul proprio elettorato e sui cittadini. È d'accordo con questa lettura e soprattutto non ci sono i soldi per fare tutto questo. Esattamente, il problema è che non ci sono i soldi e il passaggio dall'opposizione al governo implica necessariamente un completo cambiamento di atteggiamento. L'Italia esce da un ma periodo... Ma dopo sei mesi è lecito aspettarsi che, diciamo, l'atteggiamento l'Italia esce da un periodo relativamente solido dal punto di vista della gestione economica. Avevamo 155% di rapporto debito-PIL. È sceso adesso a 145%. Scenderemo ancora, quindi c'è ancora parecchio da recuperare. Questo ha tranquillizzato i mercati, ha creato una situazione di stabilità nelle aspettative. Ci sono, e forse lo vedremo dopo, discutendone più avanti, alcuni provvedimenti che sono coerenti con la situazione attuale. La situazione sociale in Italia è più stabile di altri paesi. Guardate quello che sta succedendo in Francia, guardate quello che sta succedendo in Inghilterra. In Austria, con lo scoppio di scandali come quello di Benko dell'altro ieri, enormi. Quindi c'è una situazione molto complicata nel resto d'Europa e in Italia è tranquilla. Capisco che ci sono tutti questi fuochi d'artificio. Ci sono tutti questi fuochi d'artificio che forse sarebbe meglio evitare. Però io credo che la linea che quello che diceva Massimo Giannini prima, un po' anche Lina Palmerini, è che proprio perché di risultati concreti poi ce ne sono pochi sul fronte della redistribuzione, proprio perché di soldi ce ne sono pochi, allora Giorgia Meloni dà molta ideologia. Dà molta ideologia, e questo rientra nella prassi politica normale. Ma di insomma, le sembra possibile che... però scusi dottor Bernabé, sì, che siamo nel 2023 e ci ritroviamo a discutere di fascismo, antifascismo per il 25 aprile, ma sono chi è che emette
diciamo, getta benzina sul fuoco, perché forse... Sì, e questo è incomprensibile, e forse un po' di maggiore prudenza e sobrietà nel linguaggio sarebbe opportuna, soprattutto perché poi le cose che importano, l'occupazione sta crescendo, i provvedimenti di sostegno al reddito sono stati fatti in continuità col governo Draghi. Lei citava prima la questione del taglio del cuneo fiscale, che è un provvedimento importante. Che ha annunciato Giorgia Meloni oggi per il primo maggio, no? Il Consiglio dei Ministri si occuperà di questo. Però, guardi, il motivo per cui credo sia stata fatta il provvedimento sul cuneo fiscale è che c'è stato un deterioramento dei redditi delle fasce più basse della popolazione, perché l'inflazione generale sta scendendo, mentre resta elevata l'inflazione quella che fa parte del carrello della spesa. E resta elevata perché sono aumentati i prezzi degli alimentari, e i prezzi degli alimentari sono aumentati perché sono aumentati i fertilizzanti e una serie di macchine agricole. Quindi il problema è quello di evitare che si inneschi un processo di crescita dei salari spinti dal recupero dell'inflazione, e quindi si innesti una spirale inflazionistica come quella che abbiamo vissuto negli anni 70. Questo non è accettabile, perché questo significa... Ma quindi non bisogna alzare i salari? No, bisogna alzarli, ma non bisogna che si inneschi una spirale salari, costi, prezzi, che distruggerebbe l'economia italiana. Il provvedimento del cuneo fiscale è fatto per dare maggior reddito spendibile agli italiani, ecco, senza innescare un processo di crescita dei salari, però, senza controllo. Giannini e poi Lina, sì. Palmerini. No, ma insomma, io capisco il ragionamento del dottor Bernabé, però dico due cose. La prima cosa è appunto è che mi rendo conto le risorse sono poche, e quindi c'è poco da offrire al cittadino contribuente, salvo che non si voglia scardinare l'equilibrio di bilancio, e questo governo per ora non vuole farlo, è senz'altro positivo. Dopodiché però non raccontiamo, almeno dal mio punto di vista, una situazione anche di tipo congiunturale così roseo, perché nella migliore delle ipotesi, se andrà bene, come il dottor Bernabé dice, con una politica economica, e io sono d'accordo con Lina Palmerini, piuttosto confusa, che tende piuttosto a dare qualche cosina a ciascuna nicchia di elettorato che corrisponde ad una constituency politica, ma senza una visione d'insieme, cresceremo come crescevamo prima, cioè meno della metà della media dei nostri partner europei, come è sempre andato in Italia negli ultimi 30 anni. Io penso che questo non basti. Ecco, e detto questo, quindi non presentiamo misure, diciamo, pannicelli caldi come l'ulteriore riduzione del cuneo fiscale come una misura a sostegno dei ceti più deboli. Ripeto, sono 19 euro al mese, neanche una pizza, quindi ok, meglio di niente, per carità. 16 però, per secondo Banca Italia. Infatti, no, sono persino spinto troppo in là, quindi insomma... No, sono d'accordo, perché serviva magari quello che volevo dire anche prima, troppa carne al fuoco, cioè troppi provvedimenti sparsi, bisogna scegliere. Si poteva fare una scelta tutta sul cuneo fiscale e contributivo, e quindi alleggerire da un lato le tasse per gli imprenditori e dall'altro aumentare i salari. Però vorrei fare un'osservazione su quello che ha detto il dottor Bernabé, perché parlava delle proteste, scioperi sia in Francia che in Gran Bretagna. Allora, io penso che l'Italia invece abbia una specificità, cioè che ha un enorme debito pubblico, e che questo debito pubblico ha anestetizzato il conflitto sociale. È un'enorme economia in nero. Perché ha anestetizzato il conflitto sociale, da un lato con un assistenzialismo spinto e dall'altro con un'evasione fiscale e un sommerso di cui siamo, come dire, primi nella leader classifica. Proprio oggi ci sono i dati sul fisco. Allora, è possibile che lo 0,27% dei contribuenti italiani dichiari più di 200.000 euro? È possibile sul fronte che solo il 4% dei contribuenti dichiari da 70.000 euro in su? Questo è il tema. Ecco, ma su questo fronte non abbiamo visto assolutamente niente da parte del governo Meloni. Ha ragione Lina Palmerini quando dice che si sarebbe dovuto concentrare lo sforzo. Credo che questo sia anche il risultato di una certa inesperienza, di una certa
di un approccio problematico a una situazione molto molto complicata, perché oggettivamente venendo dall'opposizione, dove è stata per 30-40 anni e dovendo affrontare una serie di problemi complessi, ecco, forse un po' più non è un'opposizione da tanto tempo. Giorgia Meloni ha governato e anche i partiti che sono al governo hanno governato per tanto tempo. Sì. La Lega poi è stata Lega anche Forza ministro. Italia. Allora, Franco Bernabè, senta, le voglio chiedere, siccome dicevamo che tra le discussioni di questa settimana c'è stata anche ci ha regalato una perla il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, parlando di sostituzione etnica che rispetto all'immigrazione. Ci spiega da un punto di vista economico come sono i dati reali e perché è importante un'immigrazione naturalmente gestita, governata per un paese come l'Italia? E lei vede un rischio di sostituzione etnica? No, sostituzione etnica non esiste da nessun punto di vista. Però vale la pena di dare alcuni numeri che forse nessuno conosce o nessuno va a verificare. Quando sono nato io, la mia generazione ha avuto 1 milione di nati. Possiamo dire in che anno è nata? Nel 48. È nato lei? Un nel milione 48. Di nati vivi. In quell'anno sono morte, credo, 300-350.000 persone. Quindi la popolazione è aumentata di 700.000. L'anno scorso, se mi ricordo bene i dati, sono nati 400.000 persone e sono morte 600.000 persone. Esatto. Quindi c'è stato un crollo demografico dal 48 ad oggi pauroso, che compromette le e possibilità quindi, future. Perché sa che Giorgia Meloni e la destra e dice che problema... bisogna aiutare la natalità, tant'è che ci sono questo promesse fuori di detassazione. Questo eccetera, è fuori eccetera. Di dubbio, che si debba aumentare la natalità. Però andiamo a vedere i migranti intanto. Qui stiamo parlando di un fenomeno. Dunque, intanto quanti sono i migranti? I migranti in Italia, cioè le persone di nazionalità straniera in Italia sono poco più di 5 milioni. Di questo poco più di 5 milioni, la metà sono cittadini che vengono dall'Europa. Sono romeni, in parte adesso ucraini, albanesi, quindi vengono dalla grande Europa. E quindi, tra l'altro, di questi più di metà sono donne. E sono donne che sono impegnate in lavori di che cura, sono difficilmente... I lavori di cura. Esatto, no? Difficilmente... E quindi? E quindi il problema non c'è. Anzi, i flussi migratori controllati e dovrebbero essere... E perché si continua a parlare di emergenza, di allarme? Tutto il governo ne non parla lo so, cioè, in questi termini. Evidentemente non controllano i dati, perché questo non è il tema attuale. Perché parliamo di 100.000 persone l'anno scorso, dopo che sono state 20.000, 30.000 negli anni precedenti. Quindi una cifra irrisoria. Tra l'altro, la maggior parte di quelli che arrivano non sono quelli che sbarcano a Lampedusa, sono quelli che utilizzano i permessi di soggiorno o i visti turistici e si fermano dopo la scadenza del visto turistico. La stragrande maggioranza di quelli. Quindi, però intanto discutiamo degli sbarchi insomma, e del fatto che è un'emergenza permanente questa dell'immigrazione da quando... è cominciato il governo di Giorgia Meloni. Volevo solo chiederti una cosa a proposito della sostituzione etnica, che fa un po' impressione, diciamo, sentirlo in bocca a un ministro e in campagna elettorale è un conto, lo dicevamo, però insomma adesso lui ha detto che è per ignoranza che ha utilizzato questa espressione. Ma non è vero, è chiaro che fa impressione sentirlo dire nel momento in cui questo tipo di destra entra nella stanza dei bottoni e prende in mano le leve del potere, ma non c'è nessuna discontinuità rispetto a quello che hanno sempre detto e sostenuto nel corso di questi ultimi anni, sia Fratelli d'Italia sia la Lega. La cosa più paradossale di questa situazione che si è creata col ministro Lollobrigida è che l'ha criticato un leghista, sì, che è una cosa formidabile, perché la Lega in questi anni ha detto molto di peggio contro i migranti di quanto già non dicesse, ed era già peggio quello, Fratelli d'Italia. Dopodiché c'è un fondo di intolleranza e di xenofobia, se non a volte anche di razzismo. È evidente che sia così, ma io la dico come
la direbbe Davigo sui politici che rubano, no? Non hanno smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi. È un po' la stessa cosa, perché in tutta la campagna elettorale Fratelli d'Italia, nelle sue tesi di Trieste, che sono la piattaforma culturale delle elezioni del 25 di settembre, sostenevano la tesi della sostituzione etnica. Quindi è chiaro che c'è un fondo di ignoranza, perché quella attinge al famoso piano Calergi, questa idea degli anni 20 secondo la quale c'era un progetto per portare qui in Europa, sì, in Occidente, diciamo, asiatici, tutto tutti finto, sanno come che i protocolli va dei Savi legato di diciamo a un'epoca, appunto, quindi c'è speriamo un fenomeno, irripetibile, c'è un sottofondo di ignoranza, ma è un'ignoranza consapevole, cioè io voglio raccontare la paura, io ho bisogno di inoculare nelle vene del paese la paura e l'incertezza, perché è su quella che speculo politicamente. I migranti, visti come stranieri e quindi come nemici, fanno parte di questa narrazione, purtroppo, per un'emergenza che sì, gli sbarchi ci sono, ma non c'è. Sì, 77.000 quindi, richiedenti asilo in Italia su una popolazione di 55 milioni, ditemi voi se questa Lina, è emergenza. Aggancio solo l'altro, diciamo, putiferio che si è scatenato nelle ultime ore, nelle ultime 36 ore, che è quello sulla famosa vignetta pubblicata dal Fatto Quotidiano, sempre per stare anche al ministro Lollobrigida, quella vignetta raffigurante, eccola lì, insomma ormai credo che tutti la conoscono e ne abbiamo parlato anche ieri, ma anche su questo fronte c'è qualcuno che ha esagerato? Perché le reazioni sono state francamente spropositate da quelle venute dal fronte della politica, no? E anche delle massime autorità. Ma secondo me sì, nel senso che se ne è parlato troppo, uscita la vignetta, indignazione, giusto o sbagliata che sia, comprendo Giorgia Meloni, perché non è, diciamo, è un motivo di sofferenza vedere, diciamo, un proprio familiare oggetto di quella vignetta. Dopodiché la satira è libera. La conseguenza qual è? Quella che dobbiamo fare un decalogo di come va fatta la satira? Dobbiamo metterci a ripulire la satira secondo quali criteri? Quelli che non si può parlare dei familiari, non si può parlare di razza, non si può. Cioè, questo mi sembra un non senso, bisognerebbe fare l'inverso di dopodiché come secondo me potere. è un errore perché ogni volta che la politica parla troppo di se stessa prende una distanza enorme con quelli che governa, quindi bisognava chiuderla lì un giorno, basta, indignazione e no, però nel momento in cui reagisce in modo durissimo il Presidente del Consiglio, il dottor Bernabé, è chiaro che poi e la seconda carica dello Stato sempre la Russa, che è anche Presidente del Senato. Intanto, siccome lei è un uomo di potere, che è stato in posizione di potere, che ancora oggi occupa posizioni di rilievo, è stato mai preso di mira dalla satira? Ma molte volte, però io non ho mai reagito. Se vedevo delle cose che... devo dire la verità, non ho neanche mai fatto azioni giudiziarie nei confronti di vignette satiriche particolarmente pesanti. Quindi lei come si spiega questa reazione? Io penso reazione, che sia stato un enorme errore di comunicazione, perché è stato dato visibilità a una cosa che comunque io ritengo veramente di pessimo gusto, così come è stata la vignetta o la satira nei confronti della Presidente Boldrini a suo tempo e tante altre iniziative, soprattutto da parte di quello della strumento. Bambola gonfiabile, sì, esatto. Però lì cioè, era un'altra la, cosa. La no? Satira politica non può essere fatta in no, ma lì era un politico durante la campagna elettorale, capito, non era la satira politica. È disgustoso, io trovo che sia stato disgustoso. Quindi quello, non dovrebbe esistere la satira politica, perché la satira politica però, per definizione è cattiva, pungente, irriverente, no, però, eccetera, però c'è eccetera. Anche il cattivo gusto. Comunque, insomma, sì, poi certo, ognuno certo la valuta col suo metro. Io comunque non avrei reagito, perché reagendo in quel modo lì si è data una visibilità enorme, tant'è che siamo ancora qui a parlarne e francamente sì, preferirei che si fosse... Dimmi solo se questo caso adesso è chiuso... Sì, fino alla prossima volta, perché poi al fondo c'è questa, anche questo è un riflesso di una certa intolleranza ed è anche questo il sottofondo culturale che spinge la Presidente del Consiglio a dire, quando c'è il discorso della fiducia in Parlamento, io sono l'underdog, cioè tutto quello che è
critica, in questo caso satira, una vignetta bruttissima, a me non è piaciuta per niente, ma quante ne escono di vignette brutte? Ci mettiamo a fare la censura di tutte le vignette che non ci piacciono, una mattinata intera in Parlamento a discutere di una vignetta di un giornale. Ecco, ricordiamolo che noi ne parliamo perché tutta la politica ne ha discusso, ne ha parlato. Però sennò... in quello che ha scritto sul suo Facebook Giorgia Meloni c'è la chiave, cioè ha detto io questo è l'odio che c'è contro di noi e noi non ci fermeremo. Ma l'odio di chi? Ma quante vignette sono state fatte negli ultimi 100 anni contro il potere e la politica? Quante? Quante? Tanti, infinite. E se tutti avessero reagito così, noi oggi, altro che fascismo... Quindi troppo permalosa questa politica. Vignette sataniche, sì, Salman Rushdie, quello. Stiamo facendo la stessa cosa, reagiscono allo stesso modo. Peccato che quelli sono... l'Ayatollah Khomeini, io no, spero che non esista l'Ayatollah Meloni perché altrimenti starei preoccupato. Che non credo non esista l'Ayatollah Meloni. Vignetta brutta, ripeto, però... Senta, a proposito di Giorgia Meloni, così riportiamo in chiusura anche la nostra discussione ancora una volta sui soldi, sull'economia, sul PNRR, perché... oggi la Premier ha detto che la priorità sul PNRR è non perdere i soldi, ma riuscire a cambiare il piano. Come può farcela in questa impresa che oggi sembra quasi un po' titanica? Sì, devo dire che è una sfida veramente di grandissimo impegno e il fatto che ha concentrato la realizzazione del PNRR sotto un unico cappello, che è quello del Ministro Fitto, che sta cercando di... E Palazzo Chigi, no? Perché e Palazzo Chigi viene tutto accentrato. Forse qualche progresso... Devo dire che io ero pessimista. Ha fatto fare progressi questa scelta? Io spero che lo faccia, perché almeno c'è una cabina di regia e un coordinamento unico. Io ero pessimista nel senso che io pensavo che l'Italia deve attrezzarsi per realizzare degli investimenti, avendo perso le competenze di realizzazione di grandi opere nel corso degli ultimi 30 anni. Quindi investimenti di quelle dimensioni l'Italia difficilmente realizza. Io penso che faccia bene a dire cerchiamo in ogni caso di realizzare questi obiettivi. Temo che... Ma ce la farà? Temo che sia molto complicato. Se riesce, credo quindi che... Quindi rischiamo di perdere una parte di questi soldi. Ma guardi, di perdere. L'importante è che non si perdano i soldi che vengono dati a fondo perduto. Tutti gli altri sono soldi che vengono dati prestito. A prestito. E quindi, francamente, io non mi strapperei i capelli. Ma noi scegliamo l'Italia quali prendere dei due? Io credo di sì, certo. È l'Italia che deve scegliere quale prendere. Va bene, e quindi non ci resta che sperare e vedere, controllare, vediamo, noi monitoriamo sempre come andrà avanti questa storia del PNRR. Abbiamo parlato di immigrazione, ecco, una chiave di lettura sul tema ce la dà il Presidente della Repubblica Mattarella. Guardate il punto di Paolo Pagliaro. Considerazioni destinate a restare, quelle che Sergio Mattarella affida oggi a Marzio Breda, che sul Corriere della Sera lo invita a parlare del ruolo della cultura italiana in Europa. Il Presidente dice che forse la lettura del Milione di Marco Polo potrebbe aiutarci a comprendere lo spirito con cui va guardato il mondo. Lo scambio, dice il Capo dello Stato, apre le menti, consente di rimuovere pregiudizi e nozioni artefatte che ci ricacciano in recinti neotribali. Ricorda Mattarella che il progresso del mondo è avvenuto anche, se non soprattutto, grazie agli scambi con le culture altre, che sul Mediterraneo è stata concepita l'intera Europa e che quel mare resta il luogo in cui si affermano i valori del nostro continente. La fraternità europea, osserva il Presidente, sarebbe più forte se fosse sempre ugualmente riservata a chi fugge, oltre che dall'Ucraina, anche da altre guerre, da altra fame, da altre catastrofi. Oggi si festeggiava il Natale di Roma, che secondo la leggenda sarebbe stata fondata il 21 aprile del 753 a.C. Ogni anno la ricorrenza si presta a promozioni turistiche e a eccessi di retorica, ma oggi c'è stata una piccola gemma. La Fondazione Leonardo, il Museo Maxi,
guidate da intellettuali di orientamento molto diverso come Luciano Violante, Pietrangelo Buttafuoco e Alessandro Giuli, hanno infatti organizzato una giornata di studi e di performance dedicate al mito di Enea, l'eroe virgiliano sbarcato sulle coste laziali da straniero, sconfitto e profugo. Enea non fu respinto, con lui nacque anzi quella civiltà dell'accoglienza che oggi si è voluta celebrare tra il Maxi e il sito archeologico di Lavinio, in attesa che lo faccia il Parlamento. Siamo in chiusura, grazie Franco Bernabè, grazie Lina Palmerini, grazie Massimo Giannini, grazie spettatrici e spettatori. Prima di salutarvi però vi ricordo che potete sostenere fino a domani sabato la campagna Un parto sicuro anche in guerra di Intersos. Basta un sms o una chiamata al numero 45598, 45598 per donare 2, 5 o 10 euro. E così garantiamo l'accesso alle cure per le donne che vivono in zone di guerra. Grazie, vi lascio a Diego Bianca e sua Propaganda Live e noi come sempre ci vediamo lunedì 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.